terza edizione del Trivel Party e siamo qua con la band che ha aperto la serata e che quindi la chiude con questa intervista, ovvero I Confine, da più o meno dalle parti di Venezia, tabacco metal punk come vi definite, e a marzo avete pubblicato l'ultimo disco che si chiama Homo in Habilis, che tra l'altro abbiamo inserito tra i migliori dischi del mese di marzo. Io volevo innanzitutto chiedervi che cosa significa, che cos'è l'Homo in Habilis e cosa significa Homo in Habilis, che dà titolo al vostro disco. Sarebbe bello saperlo, soprattutto ognuno ha un'idea particolare di tutto ciò. Ti facciamo un piccolo esempio: la copertina del disco, della cassetta, è stata fatta da un'intelligenza artificiale, proprio perché ormai l'Homo è in Habilis. È un'infinita regressione, ragazzi, basta guardarci attorno e... insomma, non ci sono più tante cose positive, in anno è sempre peggio. Quindi sì, Homo in Habilis è quello che stiamo diventando, è diciamo la nuova evoluzione dell'uomo. E dato che a me piace tantissimo fare polemica, la mia canzone preferita del disco è Hollywood Hardcore, nel quale voi parlate un pochino, c'è questo bellissimo dissing, come tra i rapper fate anche voi un po' un dissing, perché vado a citare, mi tocca leggere perché la mia memoria non è più quella di un tempo, le band più che band sembrano brand tutte in fila, tutte uguali. Io volevo un po' chiedervi ragione di questo pezzo, a cosa vi riferite? Ma guarda, cioè in realtà non è per andare in polemica contro band direttamente hardcore, ma cioè anche in generale nella musica. Tu adesso ti apri Spotify, ti senti sti playlist, suonano tutte uguali, sono prodotte tutte uguali. E quindi niente, cioè, la nostra idea è sempre di fare quel cazzo che vogliamo, in poche parole. Cioè, ci mettiamo il punk, vogliamo metterci il grind, vogliamo metterci il trash, ci mettiamo il rock, il blues, quel cazzo che ci pare, insomma. E quindi niente, è una critica a mettersi dei paletti, a seguire delle mode. Adesso torna un po' l'hardcore, facciamo tutti hardcore New York, perché ci sta a fare hardcore New York, invece di mettersi lì, stare in sala prove, tirare fuori una tua personalità e portarla avanti, insomma, in poche parole. A me fa sempre un po' strano parlare di indipendenza quando parlo con band underground, che bene o male dell'indipendenza sono anche in un certo senso costrette, o comunque fanno della indipendenza chiaramente la loro ragione d'essere. E quindi da un lato io volevo chiedervi più in generale qual è la vostra idea di indipendenza, e poi riferendomi a una canzone che è Cavarzere, che ovviamente si riferisce... 30014. Qua c'è del campanilismo, che si riferisce ovviamente alla vostra città d'origine. Cosa significa fare questo tipo di musica, il metal estremo, il punk, l'hardcore, proveniendo dalla provincia? Beh, come dire, tanto facile fare punk hardcore se vieni da Milano, ma cosa significa fare punk hardcore quando vieni dalla provincia di Venezia? Secondo noi la provincia nel nostro caso è una cifra stilistica, no? Cioè noi facciamo questa cosa qua perché in provincia, come dice il testo di Cavarzere, siamo gli unici, siamo la miglior band fatta quella di Cavarzere perché non ce ne sono altre, no? E quindi noi portiamo questa cosa di emarginazione, che è un po' quello che ci ha spinto ad essere quello che siamo, proprio perché tutti non abbiamo l'ideale della città grande, noi veniamo da situazioni di provincia, appunto. E ci sentiamo voce fuori dal coro, ma voce del coro di tutte le altre province in qualche modo, no? Per cui portiamo avanti un ideale che non è cittadino, ma tutto quello che non è città, insomma. Non so se Andre voglia aggiungere qualcosa. È che quando parliamo di provincia noi parliamo proprio provincia vera, cioè nel senso campagna, sei circondato dai campi. No, quella che ti fanno i trapper che ti parlano del quarto giaro, che per loro è provincia, quello non è provincia. Fiore. La provincia, dico, quando non c'è un cazzo di niente, cioè quando sei proprio circondato dal nulla, da vecchi che fumano in bar, bevono dalla mattina alla sera e tu non sai che cazzo fare, capito? Di base è quello. E bevi con loro. E alla prossima. Grazie.